scopo stasera è quello di ringraziare il Signore. Di solito io non chiedo, dico applausi non ne facciamo, però specialmente perché sentiremo delle cose belle, però quando se facciamo un applauso, ecco, teniamo conto a chi lo facciamo, perché io su un bigliettino che poi non ho fatto circolare molto di questo concerto ho messo degli applausi e dei complimenti. Non ci interessa vivere un momento bello, semplice, buono di qualcuno che sono io in questo caso, che racconto un po' quanto è grande il Signore, no? Perché io, Signore, un peccatore come voi, più di voi, però devo testimoniare che il Signore è veramente grande. Allora inizio proprio questo momento con la primissima canzone che ho fatto nel 1983, pensate, nel 1983 a giugno io scrivevo, no, ti devi proprio scostare, ti devi proprio, ecco, se no ci... troppo basso. Giorni vuoti senza senso, altri meno malandati, grosse crisi esistenziali e poi grandi inibizioni. Dove sono, perché sono? Dove vado io, chi sono? Ma che senso ha questa vita? Come vorrei capire. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, la mia liberazione. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, la mia liberazione. Fa di me uno strumento della tua rivoluzione, serviti delle mie labbra, del mio corpo e della mente, perché io senza il tuo aiuto non saprei più dove andare, non saprei più cosa fare, sarei una foglia secca nella tempesta. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, perché tu sei la gioia, la mia liberazione. Ora che io t'ho incontrato, non ti lascio più scappare, oh mio Dio, ti prego, non mi abbandonare, non mi abbandonare. Perché vabbè, uno fa un incontro, e io questo incontro l'ho fatto 28 anni fa, quindi sono qui dopo 28 anni e già questa l'ho fatto. Allora a me ha colpito in questi ultimi tempi il testo della canzone di Franco Califano, quella Tutto il resto è noi. Lui prende sul serio la vita, se uno prende sul serio la vita è così, a meno che non accada qualcosa. Sì, d'accordo, un incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, con una femmina, ma pure con Gesù Cristo, e poi tutto il tempo passa. L'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare, ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto.
tutto è a posto. Sì, d'accordo, ma poi... Poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi... Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, i mussi tra marito e mogliere. Inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi... Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Ho voluto iniziare con sta provocazione perché uno si può annoiare, anche a fare il prete, anche a fare parte di un gruppo, di una comunità, di un'associazione. I primi tempi su tutti rose e fiore, no? Come un fidanzamento. Poi col passare del tempo, no, ci si può mosciare, pure i miciucori si ci può. Però questa è la sfida che dobbiamo farci. Non è che possiamo fare finta di mantenere col tempo, noi dobbiamo mantenere realmente. Allora, l'incontro, il tema di questo incontro è: tra il dire e il fare c'è di mezzo il domandare. Vedete, noi di solito diciamo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, l'impossibile. Invece Don Giussani ci diceva sempre, tra il dire e il fare c'è di mezzo il domandare. Tra il dire io voglio essere felice, io voglio... credere a quello che dico, io voglio vivere, c'è di mezzo il domandare, il chiedere. Perché se no l'esperienza, no? Chi prende sul serio la vita, tipo Leopardi, arriva alla considerazione sulla natura, dici natura umana, tu sei una macigna. Perché prometti, pure un incontro con una persona, pure un traguardo ottenuto, promette, poi non mantieni, sei una macigna. Ecco, noi dobbiamo verificare che cosa abbiamo incontrato, che cosa si incontra. Io dico, ho fatto un primo CD, dico, Dio si è fatto uomo e anch'io l'ho incontrato. La vita è sempre bella per questo, se no non è bella la vita passa, la vita è piena di illusioni e di delusioni. Poi, quando ho cominciato a capire, dico, qua bisogna ritornare come bambini, e il terzo CD che ho fatto è come bambini, perché se non siamo semplici come bambini è difficile, temiamo. E poi l'ultimo, che poi per chi non ce l'ha, Antonio mi raccomando, lo potete prendere, il mendicante, perché Don Giussani ci fa sta grande provocazione. Il vero protagonista della storia è Cristo, 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 mendicante del cuore dell'uomo, del cuore mio, del cuore tuo, che è pieno di grandi risentimenti, che le cose non vanno come dicevano. Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, è il cuore dell'uomo che anche inconsapevolmente è mendicante di Cristo. Allora, iniziamo con la canzone dedicata a Don Giussani da Claudio Chieffo, Andare, Andare, che è in questa canzone io vi invito a pensare alle persone che vi hanno fatto e vi fanno venire voglia di vivere, voglia di credere, perché noi abbiamo bisogno. Perché i giovani sono così combinati? Che la maggior parte purtroppo
si stonano con musica, con alcol, con altro. Perché? Perché non vedono, mannaggia la miseria, adulti, appassionati, con la voglia di vivere, col gusto di vivere. Sentite sta canzone che Claudio Chieffo ha dedicato a Don Giussani. E la voglia che avevi di ridere e cantare era come il vento la sera, che spazza via le nubi e il temporale, e ogni storia diventa più vera. I tuoi occhi vedevano tutto e guardavano al cuore. Le parole portavano il fuoco e la voglia di andare, andare. Il ragazzo nei campi, il ragazzo che cantava, non aveva mai visto il destino. L'abbraccio del padre, l'abbraccio che cercava, incendiò come il sole il mattino. I tuoi occhi vedevano tutto e guardavano al cuore. Le parole portavano il fuoco e la voglia di andare, andare. Quando sei partito non voglio più lasciarti, nel pane ti trovo e nel vino. Ora tu puoi vedermi ed io posso parlarti, ti sento ogni giorno vicino. I tuoi occhi ora vedono tutto e guardano al cuore. Le parole ci portano il fuoco e la voglia di andare, 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 andare. Se non si incontra qualcuno che ti fa venire fuori quello che c'è nel cuore, è difficile. Guardate che se appena nasciamo, ne mettessero già un bel gruppetto di scimpanzé, noi facessimo non parleremo. Noi quello che vediamo, abbiamo bisogno di vedere, non di sentire. Vedere persone appassionate, persone che reagiscono alla realtà, alla vita, che ci fanno venire fuori. Educare significa tirare fuori l'uomo che è dentro e farlo venire fuori. Perciò è importante. Quindi pensate voi a tutte le persone che vi hanno fatto venire voglia di fare, no, di vivere e di fare qualcosa, anche la voglia di credere e dire grazie, perché se non ci fossero stati loro, se io non avessi incontrato persone che ti ci fanno pigliare gusto. Allora, ma che cos'è la vita? Ma che cos'è la vita? Ma che cos'è l'amore? Non si capisce se si dorme, se non ci metti il cuore. Ma che cos'è il cuore? Ma che cos'è il cuore? Non è una pompa come dicono i dottori. Svegliati e guarda tutto quello che c'è intorno. Il tempo passa in fretta e non fa ritorno.
svegliati e guarda, non dormire, dalla bellezza lasciati ferire. Cos'è la vita, la vita, la vita, ma che cos'è l'amore? Lo si capisce piano piano, ma se ci metti il cuore, ma che cos'è il cuore? Ma che cos'è il cuore? Della bellezza e della verità è il cercatore. Solo per il sentimento di un momento, di questa nostra vita umana e lo strumento, non si accontenta mai di niente, ti fa sentir sempre mancante. Ci fa sentire sempre mancante, no? Puoi stare con la donna più bella del mondo, puoi avere la casa più bella del mondo, un macchino, un posto, cioè puoi arrivare a cose incredibili, perché purtroppo a me dispiace, ma quelli che ci arrivano poi invidiano, chi mi dice ma sei fesso, non è che quelli che ci sono arrivati sono più contenti di te. La felicità è un'altra cosa per l'uomo, se no Dio dovrebbe essere un mostro. Ad alcuni li fa essere felici, li fa ricchi e belli, e ad altri nascono poveri, malati, e morano poveri e malati. Capite, amici miei? Quindi non si scherza. Però quando il cuore viene stimolato, quando o incontri qualcuno che ti fa veniare, ti fa venire fuori, oppure quando si entra in un momento pesante. Una ragazza di Acri mi ha fatto un messaggino, proprio la mamma, è brutto tempo ad Acri, Susi Fusaro, 21 anni, gennaio del 2004, la leucemia, 21 giugno è andata. 5 giorni prima di morire, cioè il 16 giugno del 2004, lei prende il diario e scrive quello che vi canto adesso. Forse la meta non è la vita in sé, forse la meta non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, la forza della vita che senti dentro te, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, anche quando di fronte a te c'è la morte. Cancellare. Forse la meta non è la vita in sé,
forse la meta non è la vita in sé, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, la forza della vita che senti dentro te, ma è la forza della vita che senti dentro l'anima, la forza della vita che senti dentro te. Vedete quando... E perché io devo vivere per meno di questo? Perché tu, che sei venuto qui stasera, devi vivere per meno di questo? Amici miei, un problema della vita è chi su ca. La capacità di credere in chiesa da Gesù si va per questo. Per chiedere la capacità, la fede, la capacità di credere, di far parte di un qualcosa, pur nella, lo scherzo la vita, non è uno scherzo, la capacità di credere, di far parte di un qualcosa ancora più grande e bello di quello che possiamo vivere su questa terra. Questa è la meraviglia. Allora, ma che cos'è la vita? Che cos'è la meta? Che cos'è la musica? Ascoltiamo Virginio, una sua composizione che poi ci dice il titolo, prima l'ascoltiamo e com'è nata. Thank you.
perché ci si incontra, poi lo scopriremo solo vivendo. Però io sono molto contento di aver incontrato Luigi. Luigi, come si intitola? Si intitola Tu sei per me, ed è un omaggio alla musica, anche a tutti i musicisti che ho conosciuto, ai compositori. Diciamo che è la sintesi un po' del mio percorso musicale. C'è grande sentimento, io non lo so, questo dovrebbero insegnare a scuola, ai bambini, ai ragazzi, chiudete gli occhi, sentite sta musica. Ma voi l'avete visto il mare, l'avete visto questi due ragazzi? Avete visto la vita di due ragazzi che si incontrano, che poi si sposano, che poi fanno i figli, poi i vedi insieme. Questa è sta musica, l'avete vista? Non l'avete sentite note così? Ma vedete che passione che c'è? Non avete visto un mare? Non avete visto queste persone che si rincorrono, prima da solo, allora poi con i figli? Barbara, che c'è? Tre o due, Barbara? Due, bellissimo. Che cos'è la musica? Música. Io leggo la musica nei campi di grano e lungo i fiumi delle colline, nelle tue lacrime disperate per un dolore senza fine, lungo i binari di un vecchio treno, nei sogni grandi di un ragazzino, tra tutte le stelle della notte e l'ultima del mattino. Tutta la musica è una strada di luce, porta a te, amico mio. Porta al mare di Dio come vorrei venire anch'io, come vorrei io leggo la musica nelle mani forti e sicure degli amici veri, di chi non vuol dimenticare che nulla è più come ieri. Nelle case abbandonate, con il fuoco che brucia ancora, nelle notti di meraviglia di un cuore che si innamora. Tutta la musica è una strada di luce, porta a te, amico mio, e come un fiume luminoso, porta al mare di Dio. Come vorrei venire anch'io, come vorrei. Grazie a Don Pier Maria per l'acqua, ancora non l'ho utilizzata, ma ringrazio. Con Don Pier Maria siamo stati, io ci sono stato solamente all'inizio e mi è bastato, e sono tornato, quello che dovevo sentire l'ho sentito e sono tornato, non ho fatto gli esercizi. Il predicatore, la prima cosa che ha detto, per me vivere è Cristo, morire è un guadagno. Questi sono stati gli esercizi miei spirituali. Perciò, come vorrei? Basta, è semplice. Basta se uno ha sentito una parola giusta, non vi preoccupate che non potete alzarvene e andarvene.
cioè, capite, non è che dovete stare tutta l'oretta che passiamo insieme qui. Se hai sentito una cosa che ti ha toccato, che ti basta per vivere, per me vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Ecco, la prima volta che ho visto sulla lapide di mio padre questo ritornello, tutta la musica è una strada di luce che porta a te, amico mio, è come un fiume luminoso che porta al mare di Dio. Ecco, il sabato santo del 2008, quando per la prima volta sono andato al cimitero da mio papà, ho chiamato a mio cognato, non sapevo manco il posto, Eugè, dove sei? Eugè, ricordi, puoi testimoniare, ho detto, Eugè, dove è papà? Non ci sono mai stato. Papà è morto a settembre, io sono andato ad aprile al cimitero, e sulla tomba di mio padre c'è questa, il ritornello di questa canzone che non ho fatto io, magari, ma nemmeno magari, Claudio Chieff, che è un grande poeta. Tutta la musica, ma per dire tutta la realtà, tutto quello che viviamo, tutto quello che tocchiamo, tutto quello che gustiamo, non solamente la musica che ci tocca, alcune corde del cuore che altre cose non riescono a toccare, tutto è come una strada di luce che porta a te, amico mio, è come un fiume luminoso che porta al mare di Dio. Così si può guardare la realtà, anche quando poi ti lascia, non avevi più, perché mora, si può morire. A chiove a morire, un giovanetto. Avessi voluto e invece tutti insieme. Avessi voluto e invece sente il tema. Avessi voluto nascere possibilmente a Montecarlo e invece sono nato a Cosenza e mi chiamo Giancarlo. Avessi voluto essere un figlio e un onorevole importante e invece sono un figlio e un povero impiegato, però musicale. Avessi voluto essere più alto, almeno 1,75 m, e invece mi sono fermato a 1,65 m. Avessi voluto avere un fisico bestiale, un carattere perfetto, e invece sono tutto chino e difetti. Avessi voluto e invece Antonio è voluto quando non avessi voluto. Avessi voluto e invece. Ma avessi voluto pigliare una bella licenza liceale e invece tigno solo un diploma di perito industriale, elettrotecnico. Avessi voluto fare un medico, un artista oppure un attore e invece signor un povero prievite, ignorante e peccatore. Avessi voluto essere ricco, importante e potente, e invece tigno quattro sorte e non un manno niente. Ma avessi voluto sposare e avere una casa grande e bella, e invece staio solo, qua sopra, già un appartamentino bello. Avessi voluto e invece è dolorosa questione. Avessi voluto e invece. Eppure dopo che il Signore mi ha chiamato e che sono diventato prevete, non è che le cose sono cambiate, eh? Avessi voluto ire a Roma a studiare allo seminario e invece Gian Balzini mi ha detto devi andare a Catanzaro e noi siamo andati a Catanzaro. Avessi voluto fare un paraco a un paese che avvicino e invece mi ha mandato all'ulato, agli confini proprio. Ci avessi voluto stare una 4, 5, 6 anni e invece mi ha richiamato a Cosenza dopo solamente 7 anni. Avessi voluto fare perfino un monaco certosino. E invece un signore mi ha detto, Gianga, è stanza su casino. Quando poi mi ha mandato a Rogers, una parrocchia, pensavo che ci rimaneva, avessi voluto fare un paraco a Rogers per tutta la vita. Invece all'improvviso, a dove mi ha mandato? Mi ha mandato a San Vito.
avessi voluto e invece forza, avessi voluto e invece. E a San Vito che è successo? Avessi voluto che nascessi una bella comunità di movimento, no? Una comunità eccezionale, e invece ne sono nate gira, ma tu cammino neocatecumenale. Alla scuola poi vedo dei colleghi, avessi voluto convertire a tutti, e invece meno male che hai capito che chi ne sente converte, signor, solamente io. Avessi voluto, chissà la parte che tocca, perché l'amicizia è l'amicizia, avessi voluto avere amici forti, coraggiosi e con un po' che giudica come la mia, e invece un signore mi ha mandato tutti seri come è piaciuto a lui e non a me. E chi se ne... Poi c'è stato un momento che mi era apparso e l'hanno trovato uno proprio giusto per me. Ma grazie a Dio e grazie pure a lui è stata la delusione più grande e più bellissima della vita mia. Ma insomma, amici miei, un mini giuta buona, avete sentito? Un mini giuta buona manco una. E tutte le cose che avessi voluto. Pare che si c'è messa la sfortuna. Però, come si spiega supportendo? Casigno più contento. E non per finta, io la ragione a degno e vi la canto. Signo condiendo, sì, signo condiendo, perché un Signore è sceso dallo cielo, è sceso per salvare a tutti quanti. Signo condiendo è proprio veramente, perché mi sta salvando pure a mia, che signo proprio malamente. E guardo tutto, e guardo pure stelle, già a cuore luoghi, sembra a te, Signore, e così tutti i giorni su più belli. Vieni, Signore mio, vieni, Signore, la vita è bella, sì, ma è pure dura, però con te vicino un fa paura. Vieni, Signore mio, vieni, Signore, la vita è bella, sì, ma è pure dura, però con te e l'amici un fa paura. Diceva nulla è così affascinante, così commovente, commovente, come facciamo a non commuovere? Abbiamo su cuore peggio. Perché? Ecco, questa è la battaglia. Come facciamo a non commuoverci per il fatto che Dio si è fatto uomo? È sempre con noi. Perciò si può cantare, avessi voluto invece, senza gli estimare. Tu puoi cantare? Sì o no? Sì, no, in mezzo a noi, io non voglio molto appesantire la cosa, ma ci sono persone che io le guardo e mi danno tanto e vedo il Signore che agisce, che hanno accettato fatti pesanti nella vita. È possibile, perché Dio si è fatto uomo, non c'è niente di più commovente, perché Dio si è fatto uomo, perché? Per ne venire a risolvere i problemi, no, per accompagnare il cammino faticoso di ognuno di noi alla ricerca del proprio volto umano, veramente chi sono. E questo è quello che ci dobbiamo aiutare, amici miei. Non c'è altro. È avere questo cuore un pochettino triste, perché è duro. Facciamo tante cose, ma non ne servono.
Quante cose che facciamo senza ci pensare, quante cose che diciamo ma senza i capire, quante cose che volimo, quante cose che accattiamo, quante cose avevo ma non ne servono mai, quante cose che vedimo ma senza i guardare, quante cose che pensiamo ma non volevo dire, quante cose che toccamo, quante cose che provamo, quante cose, cose ma non bastano. Cosa che ne possa sia, una sola e non se può nemmeno immaginare, io che sembra s'ammuccia, ma prima o poi se faccio va, rispettando sempre tutta quanta a libertà, uno solo è lo segreto da felicità. Uno solo è lo tesoro che sa te giovare, è un amico vero e antico che è venuto a ne giovare e a ne dire tutta quanta è solo a verità. Amico vero e antico che è venuto a ne giovare e a ne dire tutta quanta è su a verità. Qualche giorno fa, pensando a questo momento di stasera e guardando il volantone di Pasqua di quest'anno, che è quello lì, il Movimento di Comunione e Liberazione a Natale e a Pasqua fa sempre un'immagine con delle frasi del Papa e di Don Giussani, l'ho fatto ingrandire. Ecco, mi chiedevo proprio perché proprio quest'anno sono venuto qui nella parrocchia di San Giovanni Battista. Perché se potete, lo potete vedere, quello è proprio San Giovanni Battista che indica a Giovanni e Andrea l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, è lui che dovete seguire. Dico, proprio quest'anno che io sono venuto qui vice parroco e ho messo la tenda, questa chiesa è fatta a tenda. Il punto è questo, amici miei. Uno solo è lo tesoro che sa di giovare, è un amico, vero e antico, fin dalla fondazione del mondo. Nelle canzoni in dialetto che faccio adesso, che andiamo verso la conclusione, gira e rigira dico questa cosa qui. Il cristianesimo non è una religione, amici miei, non è una religione, non su pratiche. Io sono cristiano perché dal 28 maggio del 1986 ho cominciato a sentire Gesù Cristo a fianco. Eppure che cosa umano, come dico io, è un amico vero, vero e antico che è venuto a ne giovare e a ne dire tutta quanta la verità su Dio, Dio è Padre. Non è un mostro. Dio è Padre, ma senza Gesù
non si può chiamare Dio Padre. Quindi è una cosa seria, amici miei. Ecco, la verità è libertà. Mo dovrei prendere la chitarra. E prendo la chitarra. Se noi avessimo coscienza, mo, un signo io, né tu, né nessuno che fa girare un mondo, un signo io che fa alzare un niente, e a Giove a morire, un giovane. La verità è bella, la verità, libera la verità, ma noi facciamo sempre, e tutto per non ci pensare. Perché? Perché fa male a pensare con Simone, come fa male allo diavolo, un diavolo perché è arraggiato? Perché non è Dio! Il diavolo non è Dio! E quindi è arrabbiato. Invece, perciò noi non ci piace portare la verità, che c'è qualcosa di diabolico in ognuno di noi. Perché Gesù Cristo non è venuto a imparare una preghierina, a fare questa buona salute. Liberaci! Liberaci dal male! Che a dove è? Un mangia mogliere, mangia marito, mangia l'amico, e dice mia! Giù cuore mia! Non giù cuore l'age, giù cuore Giancarlo! Chi è la potenza di un cristianese? Questa è la verità. La verità è che siamo malati, è il primo malato signo io. Credimo, capitino, ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza e ne fermiamo sempre solo all'apparenza. Ma la verità è Dio, da suo momento, assieme a tutto e a tutti, mi fa essere da suo mondo. Io signo libero. Davvero e veramente, si mi accorgio e si ci credo veramente, ma senza etia. Guardate Gesù Cristo inghiuvato alla croce, chi se lo Signore nostro? Senza etia, Signore, amico mio, non è possibile a nessuno, e manca mia, su tutte ghiaccere che non servono a niente. Vieni, Signore. E fammi credere veramente, poi non ne faceva la comunione, e per Cristo, vieni, perché senza Gesù non potevo credere a Dio, non si può credere a Dio, vieni Signore mio, e fammi credere veramente, questa è la verità. Ave. C'è sto bello detto che a me mi è trasuto dentro, perché l'ho bisogno di ambare alla via, perché l'ho bisogno che ne faccio il cane.
è un vero bisogno d'ambare alla via, e lo bisogno è una compagnia. E quando nascimmo e venimmo all'uscio, piangino gridava sul bisogno nostro, e con i nodi non sapevo fare. Avevamo bisogno, ma siamo impotenti. Avevamo bisogno di essere lavati, vestuti e abbracciati, allattati e annacati, guardati e parlati, iucati e riduti. Avevamo bisogno e ne sente voluti. E se ne va buona, ed avevamo vicino nu pace e la mamma che se vuole bene, parenti, amici, abbastanza tranquilli, crescimo serene, senza tanti grilli. Ma si vicino c'è gente scongiusa, gente arraggiata, scontenta e delusa, crescimo male, con lo cuore chiuso. Catine, nodiche, tanto dolore, pagano giusto per lo peccatore, un cane, muzzica allo sciazzare, un poveriello è sempre gabbato. Ma alla ricota da fera se parla, alla squagliata da neve se mira, chi ne oie rida, domani può piangere, Dio rida e provvida, e non serva a piangere. E chi è lo bisogno cambara la via, e chi è lo bisogno a ne fa circa, e il vero bisogno cambara la via, e lo bisogno è una compagnia. Perciò è venuto ed è nato un giastalla, perciò si è fatto giovare alla croce, per accompagnare e poter aiutare noi poverelli a onde fare cantare chi non conosce e chi ne c'è creda, con un amico si c'è confida. E non se lamenta, e chi è lo bisogno cambara la via, e chi è lo bisogno che ne fa città, e un vero bisogno cambara la via, e lo bisogno è una compagnia, e chi è lo bisogno cambara la via, e chi è lo bisogno a ne fa città, è un vero bisogno cambara la via, è lo bisogno che me porta via. Ed avevo bisogno d'amore, la cosa più vera, e facciamo tutti che le gire parole, avevo bisogno di sentire quello che è bene, avevo bisogno di essere amato, ma solamente che la mamma non ce la fa, un padre non ce la fa, la moglie non ce la fa, quello che è bene come il marito non ce la fa, l'amico non ce la fa, no. E guardate sto dito. A me che lo San Giovanni Battista non mi piace, perché alza all'aria, non è all'uccello che mi guarda, ma guarda a Gesù,
Con una chiacchiera, non è che potremmo guardare l'aria. Dobbiamo guardare qualcuno, mannaggia la miseria. Noi abbiamo bisogno di santi, amici miei. Abbiamo bisogno di vedere Gesù vivo, vivo. C'è anche una mamma, c'è anche un padre, c'è anche un prevete, c'è anche un professore, c'è anche un medico, spazzino, idraulici, tutti. Abbiamo bisogno di vedere Gesù Cristo vivo. Non che continuiamo a preghiere. Non si fa niente, deve vivere Gesù. Se noi è morto, e gli è morto un gancio nella vita, avevo bisogno d'amore, ma che l'amore che quando tu hai commesso, ammazzato una persona, ti perdona. Gesù perdona, magari quando mi vedono in carcerà. Gesù ti perdona, pure che ha ammazzato 10 persone, pure che ha combinato le cose più schifose sul mondo. Gesù è morto per te. Questo è il cristianesimo, è un annuncio di questo tipo. È l'amore. Mo, cantiamo questa canzone napoletana che è troppo bella. Mando le nate a Napoli, perché a un certo punto dice delle cose stupende. Guarda, ascoltate, ascoltate, perché il cuore dell'uomo ha bisogno di questo. Tu tieni bisogno di Gesù, io tieni bisogno di Gesù, non hai bisogno più di niente. Perché sapessimo amore, se tutti questi ti pena di soldi, se sentissero voluti bene di Dio, tutti i soldi che si bruciano a chiurite e li usassero per la gente, facessero cose. E qua il problema, pure la crisi, non è qui, c'è crisi perché te pensi che i soldi ti danno una soddisfazione, quello che ti soddisfa quando uno ti vuole bene, però è solo in Gesù, in nessun altro c'è salvezza se non in Gesù Cristo. Sera d'estate, pusilla calucente, canta canzoni d'ore d'erba e mare, foglie e parole, più d'amore ardente, voglie e parole più gentili e care, pettite voglie bene a chi mi sente. Ma de parole più carnale e dolce, ne sceglie sulle tre, te voglio bene. Bella in do core tuo, sacci a chi tiene. Chi sta in do core tuo, sai pure tu. O mare Napoli, quanta armonia. Sagli angeli, angeli, sentene tutte stelle a voce mia, voce catenarà st'amore fa. Notte d'estate, se so addormute in casa, e un cielo a mare non scinaria stise, stai in braccia a me, nucende su ste vase, bella stanotte te soffra tua sposa, stanotte amore di son una cosa. Canta tu suone Napoli se scende, ride le vocche case soffasate, tutte sospire tutte innamorate, sospirano stanotte attorno a te. O mare Napoli, quanta armonia, sa gli angeli, angeli sentono tutte stelle a voce mia, voce catenarà st'amore fa. Questo è l'augurio più bello che faccio a Virginio. E a Gabriele. Ho chiesto il permesso, però poi lui no. Perché non c'è cosa più bella due persone. Amore e Dio su una cosa sola, non su cose separate. Dove c'è amore
c'è Dio. Amore e Dio sono una cosa, stanotte te soffrato e sposo. Questa è la rivoluzione cristiana, amici miei, non tutte le sante chiese e diavoli di casa, non tutte abiti che non vanno il monaco, canici che vanno un medico, divise che vanno poliziotti e carabinieri. E la persona unita in sé, Dio, amore e Dio su una cosa, lì dove c'è amore, c'è carità e amore, lì c'è Dio. Andiamo concludendo. Vi ho detto che l'ultimo CD che ho fatto si intitola Il Mendicante. E chi non ce l'ha dopo me lo chiede, ce ne sono diverse copie. E ci tengo molto a sta canzone, perché quando sono triste, non mi vanno bene le cose, me la canto. Ci dico, Gianni, ma che ti manca? Essendo Gesù, non che me la canto solo, è Gesù che mi canta sta canzone. Sono io che ti manco, non è quello che immagini tu che ti fa così stanco. Questo vuoto che senti nel cuore, questa strana tristezza, nostalgia e malinconia, segni della tua grandezza. Sono io che ti manco, e anche se non t'accorgi di me, sono sempre al tuo fianco. Sono qui a mendicare di entrare nel tuo cuore impaurito. Solo io posso dirti chi sei, che non finirai mai. Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Sono io che l'ho fatto così, un abisso infinito, assetato d'amore e bellezza, chiede sempre verità e un desiderio inesauribile di felicità. Lasciami entrare, ti porto la pace che cerchi. Nessuna meta, potere, piacere potranno mai darti. Le fatiche, i dolori però io non te li risparmio. Il mio amore più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Fatiche e dolori però io non te li risparmio. Il mio amore più forte del male, il mio amore vince anche la morte. Senza di me non potete fare nulla, ecco, e la cosa che non possiamo fare senza Gesù è chiamare Dio, ma veramente Padre. Lui l'ha chiamato Padre anche sulla croce. Io la cosa che desidero di più è questo. Altre cose già avete un medico non è, deve dire sinceramente. Essere sicuro di Dio. Passa il tempo, passa in fretta, ma certo non per te. Mille anni come un giorno sono davanti a te. Padre buono, padre grande, io sono ancora qua.
in questa immensità che tu hai pensato tutta per me. Quanto bene, quanto male, fuori e dentro me, è una guerra senza sosta, ma l'hai già vinta tu, con la morte sulla croce del figlio tuo Gesù. Hai vinto il male e anche la morte, e vuoi che io conosca te. E anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi, dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore, portami in quel posto dove c'è soltanto amore. Poi dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Cose grandi e piccine, tutte belle, tutte buone. C'è lo cielo e c'è lo sole, c'è la luna e tante stelle, c'è lo mare con lo vento, fiumi, laghi, montagnelle. Ci sono campi, prati, fiori, tanti alberi e foreste, e farfalle e le formiche, tanta gialli sempre in veste. C'è il lupo e c'è l'agnello e c'è pure un ciucciariello, c'è il cane e c'è il gatto e c'è pure la cucurella. Campi e grano per il pane, forza della compagnia, vigne belle per il vino, chi ne linghia d'allegria. Ma chi fossi che su mondo senza Dio, Signore mio, ma se nato già una stalla e ha piangiuto come mia, si è cresciuto già una casa tutta china e meraviglia, con un vero padre attento e una mamma come figlia. Sembra attenta a tutte le cose, a fatica un tappuzzato, vero amico e tutta gente col cuore hai lavorato. Agli poveri, agli ricchi, agli sani, agli malati, agli buoni e agli maligni, confidenza hai sempre dato. Ti sei fatto mente in croce per ne cancellare un peccato, per ne fare ritornare come Dio, figli di Dio. Però ancora, già su mondo, tanta gente
un te canoscio. Tanta gente un zinne accorta e l'invidia sempre cresce. Chi ne tanto, chi ne niente, chi ne piel, chi ne bronzo, chi ne vince, chi ne perde, concorrenza dappertutto. C'è un sacco di confusione dentro a capo e tanta gente, c'è paura e delusione dentro il cuore e troppa gente, e se figli cieli nostri su confusi più di tutti e non riescono a capire quando è giorno e quando è notte, su delusi e noi più grandi cadicino e non facino, perché non credimo a niente e tanto male ne facino. Oh Madonna, vera mamma, tu che piangi per i figli, solo tu ne puoi aiutare, danne tu forza e consigli, solo tu ne puoi imparare, vera mamma, vera figlia, a fai pace, a fai mamme, ad accompagnarsi figli, con che l'occhi grandi e fonni, occhi senza cude e paglia, a guardata che lo figlio, tutta china e meraviglia. Donanelli pure a noi, suoi occhi belli e suoi occhi dolci, per guardare a che suo mondo senza ne spagnata a croce. Donanelli pure a noi, suoi occhi belli e suoi occhi dolci, per aiutare si guaglione a sembrare a portare a croce. E per concludere ci svegliamo, eh? Ripetete. Tutti su tu stesso cielo, tutti su tu stesso su, tutti su ta stessa luna e tutti su te stesse stelle. Quindi dobbiamo fare cielo, sole, luna e stelle. Tutti su tu stesso cielo, tutti su ta stessa luna, tutti su te stesse stelle e tutti su te stesse stelle. Ho sbagliato io, va bene? Tutti su tu stesso cielo, tutti su tu stesso sole, tutti su ta stessa luna e tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria e viviamo tutta stessa aria, camminiamo sulla stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose cani sintini, quando moriamo ne portiamo niente, avimo sempre la puzza sotto naso, facci mancare a chi ne lo giustia, e ne facciamo tanto i grannizzosi, ma siamo solo ciucci e presuntuosi. Chi ne ha fatto uno non si è sbagliato, aveva prevista tutta s'ambroglia, ne ha fatto liberi di sbagliare, liberi pure n'ammazzare. Chi ne ha fatto uno non si è sbagliato, ne goccia tutti di giusto e subroro, ne gira chi ha non già sa guadare, non bene appressa ne sa aspettare. Chi ne ha fatto uno non si è sbagliato e ne vuol bene veramente, e per salvare proprio a tutti quanti n'ha dato figlio e n'ha data mamma. Chi ne ha fatto uno non si è sbagliato
e le va bene veramente, e fino all'ultimo ne perdona, tutta Lucia non ne va a portare. Tutti sono tu stesso cielo, tutti sono tu stesso sole, tutti sono la stessa luna e tutti sono te stesse stelle. Tutti sono tu stesso cielo, tutti sono lo stesso sole, tutti sono la stessa luna e tutti sono te stesse stelle. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domande, e tutte cose che ne si può dire, quando moriamo ne purgamo niente, avevo sempre aguzza sotto naso, facci mancare a chi nello giustiere, e ne facciamo tanto i grandi zosi, ma siamo solo ciò sempre sotto così. Tutti sotto stesso cielo, tutti sotto stesso sole, tutti su ta stessa luna e tutti su te stesse stelle. Ancora. Tutti su tu stesso cielo, tutti su tu stesso sole, tutti su ta stessa luna e tutti su te stesse stelle. Ringraziamo Dio di aver vissuto questo momento, io lo ringrazio di tutto cuore, ringrazio di cuore tutti quanti voi, uno per uno, specialmente il mio amico parroco, grande compagno, che ci deve salutare perché è d'obbligo. Dammi un bacetto prima. Ci siamo voluti sempre bene con Dio. Io credo che un grande applauso lo dobbiamo fare a Don Giancarlo e a Virgilio, al tecnico audio e al tecnico video. Stasera Giancarlo ci ha offerto 4C, non so se l'avete notato. Prima di tutto un concerto, poi ci ha offerto una confessione, perché ha aperto il suo cuore e ha dato delle notizie personali, la chiamata e altro.
poi una catechesi e quindi ci ha presentati Cristo, come diventa oggi vita, come diventa carne. Allora anche noi possiamo fare questo stesso processo delle 4C iniziando da domani. Stasera ci riposiamo, da domani iniziamo a cantare di più la vita, iniziamo anche a testimoniare di più Cristo e a essere più veri, perché nel mondo di oggi ci vuole verità e ci vuole libertà. Grazie.